Oggi avete avuto una call con il sottosegretario all'istruzione per raccontare il vostro progetto. Cosa avete chiesto e come vi è stato risposto? Qual è stato il risultato della riunione? Innanzitutto voglio ringraziare il nostro sindaco Roberto Gambino per l'opportunità concessa a noi rappresentanti di studenti e docenti consapevoli di avere la preziosa opportunità di incontrare il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia. Il sottosegretario ci ha risposto molto positivamente alle istanze da noi presentate, che sono le medesime della denuncia da noi portata in questura il giorno della liberazione, il 25 aprile, rispondendoci puntualmente a tutte le nostre istanze, ed è questa una cosa che per noi è stato un grande orgoglio e un grande piacere, e per questo ringraziamo personalmente e anche il sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia, perché appunto ci ha risposto ad ogni singolo punto, precisandoci che molti dei punti che noi abbiamo deciso di portare e di affrontare sono già oggetto di discussione quotidiano al governo e al ministero. Inoltre il sottosegretario Barbara Floridia ci ha offerto una importantissima possibilità, che è quella di intervenire direttamente sul decreto scuola che in questo momento è in cantiere in Parlamento, riguardo l'approvazione della riforma Bianchi per quanto riguarda il reclutamento docenti, e per questo abbiamo l'opportunità di scrivere un nostro emendamento e proporlo al governo, e per questo vogliamo ulteriormente ringraziare ancora una volta la sottosegretaria Barbara Floridia. E quindi adesso il prossimo passo vostro quale sarà? Adesso partiremo con una raccolta firme vera e propria per quanto riguarda i nostri due documenti, ovvero uno è appunto la denuncia che abbiamo portato in questura, per cui noi abbiamo offerto un modello e abbiamo voluto proporre un modello anche alle altre realtà al di fuori di Caltanissetta, e speriamo che sia un modello che venga imitato. L'altro documento che invece sosterremo è un manifesto per la nuova scuola, ovvero una petizione scritta da un gruppo di docenti di Roma e sostenuta da personaggi culturalmente di rilievo come Alessandro Barbero, Alessandro D'Avenia, Galimberti, e potrei qui citarne molti altri. Quindi il prossimo passo è appunto questa raccolta firme che avvieremo sabato mattina al mercatino che si svolge in via Turati, proprio all'incrocio tra via Ferdinando I e via Turati.